il governo Conte rischia un po' di più o un po' di meno? Tra l'altro le cronache ci raccontano, i retroscena in verità ci raccontano che Conte sarebbe abbastanza infastidito anche per la modalità che è stata appunto una telefonata, no? E dice, magari me lo dicevate prima, era meglio. Ma in ogni caso, ha ragione il Premier di essere preoccupato oppure no? Sì, io penso che abbia ragione di essere preoccupato, anche perché se si guarda bene a quali erano i progetti iniziali, Renzi ha sempre parlato, anche nell'intervista che concesse al Corriere della Sera, di un governo a termine, di temporaneo, con un orizzonte non troppo lungo, molto diverso da quello che in questo momento vogliono Conte e Zingaretti, cioè un governo di legislatura. Quindi questa è sicuramente la prima preoccupazione, che aumentando, diciamo, i protagonisti, gli attori al tavolo del governo, aumentino le fibrillazioni e la confusione. E le conflittualità, questo è sicuramente un punto importante. Il secondo punto è che 5 Stelle avevano detto: noi facciamo l'accordo con il PD di Zingaretti, ma non ci siederemo mai al tavolo con Renzi e con la Boschi. In realtà accadrà molto probabilmente, ad esempio, che la Boschi sarà il capogruppo probabilmente dei deputati di questo nuovo partito, e al tavolo del governo ci sarà per l'appunto la Boschi, ci saranno Renzi a trattare tutte le questioni. Ferrara si fida? Beh, insomma, ricordiamo tutti oramai il famosissimo stai sereno, quindi fidarsi è difficile, insomma, non ci fa stare sereni. Vedremo, ecco, sicuramente occhi aperti, vedremo. Sì, Silvia, in effetti abbiamo pensato tutti la stessa cosa, no? Enrico stai sereno, è stato l'inizio della fine del governo Letta, continueremo a sostenere questo governo, chissà. Beh, infatti ieri sera Claudio Borghi ha fatto un tweet: Giuseppi, come l'aveva chiamato Donald Trump, stai sereno, no? È chiaro che adesso in qualche modo Renzi ha la golden share di questo governo, adesso vedremo quanti parlamentari lo seguiranno. Trovo oggi l'operazione di Renzi molto infantile, molto vanitosa e col fiato corto, mi spiego perché. Infantile perché parte con un'autoesaltazione quasi onanistica del suo capolavoro tattico, si definisce così. Ho rispedito Salvini dal Viminale al Papete, ci mancava solo un ognegne, una linguaggia, uno specchio riflesso e il quadro era completo. È un'operazione vanitosa perché lui si autoproclama come l'anti-Salvini. Allora, se si misura l'anti-salvinismo, lo si misuri il 19 di ottobre. Il 19 di ottobre Matteo Renzi porterà 600 persone alla Leopolda con dei figuranti che salteranno sulle sedie e canteranno azzurro come nelle precedenti edizioni. E dall'altro lato avremo Salvini che quello stesso giorno sarà o a Piazza San Giovanni o a Piazza del Popolo con 100.000 persone. Ma di che si parla? Professor Campi a Perugia. Professore, che aria tira? Lo so che si vota tra 40 giorni, lo so che tra 40 giorni mi devo mettere in fila al mio seggio per votare, ma che mi ritrovo in scheda secondo lei? Beh, sul lato del centrodestra si troverà una candidata che credo ormai, insomma, definita, Donatella Tesei, senatrice della Lega, che sarà appunto la candidata del centrodestra. Poi c'è un candidato indipendente, Claudio Ricci, ex sindaco di Assisi, una figura un po' eccentrica che però si sta dando molto da fare. L'incognita è sul centro-sinistra, perché il PD aveva individuato un suo candidato cosiddetto civico, anche se io comincio a pensare che il civismo in questo paese sia un po' una truffa, insomma, all'ultimo momento, non sapendo che fare, ci si inventa queste figure cosiddette civiche. Però non va bene al Movimento 5 Stelle, è stato chiaro Di Maio, si può fare un accordo a condizione che i due partiti si facciano da parte e non solo scelgano un presidente, attenzione, civico, ma diano garanzia che la giunta a venire, nel caso dovesse vincere questo presidente, sia a sua volta una giunta civica. È una condizione molto stringente per il Partito Democratico, non so se riuscirà ad accettarla. In ogni caso trovo straordinario il fatto che due partiti decidano di rinunciare alla loro prerogativa principale, che è quella di scegliersi i candidati e offrire gli elettori, per consegnarsi nelle mani
appunto di candidati estratti dalla società civile. Vorrei far notare che il civismo nasce storicamente per contrapporsi ai partiti, no? Il civismo è anche una virtù. Quando la politica non ce la fa, la società civile interviene, surroga e compete autonomamente. Quando sono i partiti che scelgono i civici, a me francamente sa tanto di truffa. Io pensavo questo, che questo in un certo senso subappaltare il consenso e quindi il lavoro del governo, questo rinunciare, no, a questa leadership in favore della società civile che, essendo presente sul territorio e non venendo dalla politica, avrebbe maggiore competenza, no? A governare, questa secondo me si può anche leggere come una forma di populismo, no? Io personalmente credo che la politica non sia mai stata così malmessa come da quando ha aperto alla cosiddetta società civile. Io credo che la politica sia un lavoro molto difficile, che richiede un altissimo livello di specializzazione, richiede cultura, richiede competenza, richiede lavoro sul territorio e sul campo, e non credo che venire dalla società civile ed essere puri da quel punto di vista automaticamente significhi che uno ha le competenze per poter svolgere quel mestiere. Detto questo, ripeto, siamo in una fase sperimentale e può essere che questo accordo possa poi alla fine giovare, ma se vuoi la mia opinione sono molto scettico. Però è anche l'unico modo, no, per giustificare un'alleanza del genere, perché appunto, come dicevi, c'è pochissimo tempo e all'improvviso 5 Stelle e PD come fanno a dire, beh, all'improvviso ci alleiamo per cercare di arginare Salvini? La scusa, tra virgolette, della società civile forse in questo momento è l'unica cosa che potrebbe salvarli e renderli ancora un minimo credibili. Poi sa, a me ha colpito una cosa, Ferrara, torno da lei, nella lettera alla Nazione di Luigi Di Maio, quel passaggio che, vado a memoria, non lo cito diciamo come virgolettato, diceva sostanzialmente: quell'inchiesta, quella sulla sanità, quella che ha portato all'arresto ai domiciliari del segretario del Partito Democratico dell'Umbria, alle dimissioni poi della Presidente, per questo che si votava, ha detto, teniamola fuori dal confronto politico. Mi verrebbe da dire, ma come? Proprio voi tenete fuori un'inchiesta al confronto politico? Ma guardi, in effetti si fa fatica a tenerla fuori dal confronto politico, devo essere estremamente sincera. Si fa fatica a resettare tutto e a dimenticare tante cose che sono state dette e fatte. Questo vale per l'Umbria, questo vale per altre regioni che andranno al voto, come la regione in cui risiedo, la Calabria.